che si sono susseguite qui a Pescara. Abbiamo avuto l'aquathlon, il beach handball, il beach soccer, beach tennis, beach volley, beach wrestling, molte di queste discipline sono state ricontestualizzate proprio sulla spiaggia. Canoa ocean racing, fine swimming, open water swimming, rowing beach sprint e water sky. Queste le 11 discipline che si sono disputate qui. Io Nila, volevo dire una cosa, veramente qui siamo a Pescara e doveva esserci una 12ª disciplina, lo dico, e il calcio tennis sulla spiaggia, quello che si fa con gli sdraio, con le sdraio, quelle cose lì. Io vorrei... Beh, c'è stato il beach tennis, è un po' diverso. Però questa è una cosa tipica pescarese, da campionato, ma solo a Pescara secondo me ci sono i campioni del mondo di calcio tennis. Sì, mettono le sdraio, cioè si fa i parenti, i familiari. Questa è una cosa. Messina da lì, visto che è diventato quasi un pescarese dopo questa nuova dichiarazione in USA, non può prendere magari in considerazione. C'è anche poi il torneo di burraco sulla spiaggia, ah, però quella è un'altra cosa. Quello è tutto femminile. Non andiamo oltre, sennò veramente Messina da lì e anche le istruzioni di caccia. Esatto. Da questo palco. Non so se siamo pronti. Siamo, ancora no. E ancora possiamo ricordare il primato dell'Italia. Questa è una manifestazione dedicata a tutti gli atleti delle 24 nazioni presenti, però va ricordato che l'Italia ha dominato nelle gare perché ha vinto ben 33 medaglie d'oro. Quindi facciamo un applauso ai nostri azzurri. Ovviamente un applauso a tutte le altre nazioni che hanno partecipato. Poco di parte possiamo essere essendo italiani, e ricordiamoci che davvero questa è stata la prima edizione, cioè una cosa che davvero, se ci pensi, è stata la prima edizione. Noi abbiamo creato qui a Pescara i giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, ed è stata una grande scommessa per Pescara, perché ripeto, di qui parte il grande viaggio che noi ci auguriamo possa solo crescere, di questi giochi che sono stati seguiti da tantissime persone, 10 giorni, insomma un avvenimento davvero davvero bellissimo. Allora, qui, e poi approfitto, finisco il conteggio delle medaglie vinte dagli azzurri, sì. 23 argenti, 14 bronzi, per un totale di 70 medaglie. Quindi sì, fate fare una fate partire bravissimo. Al secondo posto c'è la Francia, che ha conquistato 27 medaglie. Un applauso della Francia. E 13. E poi via via tutte le altre squadre che noi salutiamo, facciamo i complimenti a tutte per questo spirito sportivo, questa grande unione dimostrata in questa prima edizione dei giochi del Mediterraneo sulla spiaggia Pescara 2015. Se volete saperne di più su come sono andate queste gare, potete visitare il sito pescara2015.it o anche la pagina Facebook. Qui ci sono tutte le notizie, il medagliere, tutto ciò che è successo in questi giorni. Abbiamo potuto vedere anche un sunto di questi 10 giorni con le immagini trasmesse in video. Qui si muovono alacremente tutti, si stanno preparando, siamo quasi pronti. Ci date poi il via. E io farei un ultimo saluto alle 24 nazioni partecipanti. Che dici, Mila? Li salutiamo per un'ultima volta, grazie, perché poi considera che sono venuti da lontano, sono rimasti qui quei 10 giorni, tutti giovani sportivi, Albania, Algeria, qui io rifarei un bel applauso a tutti, Albania, Algeria, Andorra, Bosnia e Erzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Spagna, Francia, Grecia, Libano, Libia, Malta, l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, il Marocco, Monaco, Montenegro, San Marino, Serbia, Slovenia, Siria, Tunisia, Turchia e naturalmente l'Italia, che quest'anno li ha ospitati tutti. E sono aperte le candidature per la prossima edizione dei giochi del Mediterraneo sulla spiaggia. Pescara ha dato il là a questa grande manifestazione e dopo il successo che è stato ottenuto a Pescara ci sarà sicuramente una grande corsa da parte dei paesi del Mediterraneo per ospitare questo evento. Uno già si è candidato, Alessandria giusto, è già candidata a Messina da lì per questo evento, ma ovviamente sono aperte le candidature, quindi l'anno prossimo sapremo chi ospiterà i giochi del Mediterraneo sulla spiaggia. Non vede l'ora di cedere la bandiera per altri 10 giorni, credo 10 giorni circa, e quindi di disputare una seconda edizione ancora più
super. Io direi proprio super, super è l'unico aggettivo che mi viene qui. Ricordiamo anche che Pescara ha dovuto lottare con Marsiglia per riuscire a conquistare, appunto, per riuscire ad aggiudicarsi questi giochi, quindi aver vinto su una città come Marsiglia, che ha una storia, anche una risonanza mondiale a livello turistico, è stato già un bel traguardo, un traguardo poi confermato dalla capacità di organizzare, di ospitare questi giochi. Io farei un applauso a tutti coloro che hanno lavorato all'organizzazione di questo evento, che è stata come dicevi tu una grande sorpresa, una scommessa riuscita. E vediamo se i ragazzi sono pronti, i prossimi protagonisti di questo palco. Allora, te la parola. Devo trovare, eccoci qua. Quindi un momento, come potete vedere, tutto da ballare. Si scende giù nel Salento, un tuffo nelle sonorità italiane, il paese appunto che ho ospitato per la prima volta questi giochi sulla spiaggia. Signore e signori, i suoni del Mediterraneo dalla notte della Taranta. Mesdames et messieurs, le son de la Méditerranée avec la nuit de la Taranta.
morta notizie lontana, Mediterraneo, mare che è grande, mare che è piccolo, intassitarsi, porta e pane, vene e porta cristiani, barche, animali, sospiri, pensieri, e quanta navi ci che ci vai a fare dopo mangiato, te può venire in accidenti, 3 ore dopo mangiato hai un frasi. Attento allo mare, che se non sai nadare ti tira bascio e diventi pisci come a tutti i pisci che nadano all'abisso. Stati pazienti allo mare, che allo mare pare bello, placido e sereno, ma quando li vengono li nuvoli pilla capo te via e te porta. Ma lo mare te porta lontano. Ma lo mare sopra una barca ti faccia arrivare a posti che manco conoscivi. Ma lo mare della guerra ti può salvare. E se scappi della guerra l'unica alternativa è lo mare, che diventi pisci te fino, che diventi quinto che diventi, basta che scappi. Lo mare, quello che è chiuso, si può fare grande, e no cristiano non faccia mare niente. Mare Mediterraneo, mare battuto, dall'antichità a Moni. Mare che ancora a raccontare, ma basta che non conta più storie brutte, o conta solo storie belle.
Belle come sta bella canzone che ci ha cantato poi. Calle maestro.
la musica della Notte della Taranta siamo arrivati alla conclusione della cerimonia di chiusura della prima edizione dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia Pescara 2015. Facciamo un ultimo lunghissimo applauso. Ricordiamo ancora una volta che le cerimonie di apertura e chiusura sono state finanziate con risorse FSC, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Linea di Azione 131C, Iniziative ed Eventi Sportivi. Ringraziamo tutte le autorità intervenute, un saluto particolare e un ringraziamento al Presidente del Comitato Internazionale, signora Madin. Grazie, grazie, grazie. Grazie ancora anche al Direttore dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, Guglielmo Petrosino, grazie. Ringraziamo ancora gli artisti, Valentina Caiano, il gruppo Afrodanza, il tenore Nunzio Fazzini che ha cantato l'Inno d'Italia, la compagnia Tradizioni Teatine con gli abiti abruzzesi, il professor Francesco Stoppa e ancora anche i freestyle che hanno fatto qui la loro esibizione. Grazie per il prezioso lavoro svolto durante l'evento dei giochi anche alle squadre del soccorso 118 e Misericordia di Pescara, sempre in prima linea per ogni necessità. Grazie ragazzi. Ancora un ringraziamento speciale, tutti in piedi, all'equipaggio dell'elicottero Nemo 04 del terzo nucleare Guardia Costiera di Pescara. Continuate l'applauso. Grazie. Mila. E per la spettacolare consegna della bandiera italiana che appunto a cui ha provveduto il nucleare della Guardia Costiera di Pescara. E ringraziamo in modo particolare l'Astronautica per la fattiva collaborazione nelle operazioni in acqua. Giusto un applauso. E ringraziamo la produzione Spy Records con Belfina Leonardis, Maurizio Lattanzio, Cesare Albani e tutta la splendida squadra che ha ideato e permesso la realizzazione di questa cerimonia. Grazie a Icaro Droni che ancora una volta ci ha fatto omaggio delle suggestive immagini sull'Abruzzo e Boutique Sawira. Un caloroso ringraziamento al pubblico che in questi 10 giorni non ha mai fatto mancare il proprio calore ai protagonisti di questi giochi. Grazie agli atleti ai quali rivolgiamo il nostro arrivederci alle prossime occasioni. E ora vi lasciamo sulle note della Taranta che continueranno ad accompagnarci e sulle quali vi invitiamo a ballare tutti insieme. Vi salutiamo con una sorpresa, vous invito à danser et nous avons une surprise pour vous. Grazie a Maurizio Giordano. Grazie a Mila Cantagallo. Grazie Mila. Grazie a te, grazie a tutti voi. Viva i giochi del Mediterraneo sulla spiaggia a Pescara 2015. Viva l'Abruzzo! Viva Pescara! Ciao! Ciao! Prego ragazzi! Taranta! Bene signori, buonasera, adesso ci siamo sciolti un poco, no? Perché la tensione fa 90, come diceva la paura. Siamo a Pescara stasera, terra di mare, terra di chi va e di chi viene. Noi stasera